Mister, allora, una buona prima vittoria, un bel inizio. Che cosa le è piaciuto di più di questo Cittadella? Ma credo che abbiamo fatto i primi 20 minuti molto bene, e poi invece abbiamo sofferto gli ultimi 20-25 minuti del secondo tempo, abbiamo rischiato anche di prendere il pari. E abbiamo sbagliato qualcosa dal punto di vista tattico, e una squadra brava e capace come il Crotone ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo essere più bravi in quei frangenti a ritrovare subito gli equilibri, quello che poi abbiamo fatto nel secondo tempo, perché credo che nel secondo tempo invece abbiamo fatto una grande prestazione e sicuramente credo che abbiamo meritato di vincere questa partita per quello che è stato fatto in campo, per le occasioni che abbiamo creato e soprattutto per l'intensità, la determinazione che ha messo questo gruppo. Tutti, quindi c'è da fare i complimenti ai ragazzi, i complimenti a tutti, anche a quelli che non hanno giocato, per la grande partecipazione che è un elemento fondamentale per arrivare a ottenere risultati importanti. Anche rispetto alle amichevoli si è visto una migliore intesa tra i nuovi e il gruppo di chi è qui a Cittadella da diverse stagioni, insomma sta migliorando l'amalgama di questa squadra, il risultato è una conferma. Ma ripeto, c'è una grande disponibilità da parte di tutti a lavorare con grande voglia e con grande determinazione, questo sicuramente può portare a ottenere questi risultati se si continua a avere questa costanza, questa capacità di gioire stasera e poi riprendersi domani a pensare alla prossima partita. Beh, innanzitutto all'inizio abbiamo dormito sul primo gol, non esiste venire qui e prendere un gol del genere con una situazione talmente semplice da leggere, poi è chiaro che la partita è stata in salita. Dal primo gol credo che la squadra abbia reagito molto bene, è entrata a fare la partita che doveva fare. Non siamo riusciti per 4-5 occasioni proprio davanti alla porta a pareggiarla e poi ancora per un errore in mezzo al campo abbiamo concesso il secondo gol. Dal secondo gol credo che abbiamo perso un po' di equilibrio, invece fino al secondo gol credo che la squadra abbia fatto delle cose egregie, importanti. Poi per il resto sapevamo che potevamo soffrire. Sicuramente potevamo farlo in maniera diversa senza concedere quello che abbiamo concesso, soprattutto nel finale, al di là dell'uomo in meno. Ecco, è un Cittadella che si aspettava oppure è stata un po' una sorpresa secondo insomma le sue aspettative, più ostico rispetto a quello che pensava di trovare qui al Tombolato? No, sotto l'aspetto del gioco lo stesso Cittadella, solido, consapevoli di quello che può fare in campo. Mi dispiace soltanto che credo che l'arbitro nel primo tempo non sia stato all'altezza nella distribuzione dei cartellini o nei falli. C'era fallo sistematico ogni volta che ripartivamo e questo sicuramente ci ha innervosito di più che di quello che poteva essere la squadra sotto l'aspetto psicologico in campo. Poi per il resto merito al Cittadella che ha portato a casa un risultato assolutamente meritato.